Eccoci, eccoci, siamo tornati. Martedì, duplice appuntamento su Tele Firenze Viola Supersport canali 96, la replica al comunitario numero 187. Ben ritrovati da Stefano Ballerini, Paolo Caselli che ci pensa, ci ha aiutato sulla strada di Praga. Buon viaggio, ragazzi. Enrico Milano che mi segue in remoto. È la puntata settimanale come ogni martedì. I giovani pianticelle viola crescono, sono in atto i playoff di finale del campionato Primavera 1 a Sassuolo, dove ieri sera purtroppo il Lecce, la multinazionale, incredibile ma vero, 10 stranieri su 11 schierati ieri all'inizio contro il Sassuolo, va in a vincere contro il Sassuolo di Bigica per 2-1. E allora vediamo l'ultimo tabellino pubblicato già ieri sera dalla nostra testata. Lecce che ha vinto schierando Borbei, l'unico italiano in porta, Pascalu, Asic, Salomà, Vulturar, Burnete, Berisha, Dorgu, Munoz, Corfitzen dall'83esimo, Russo, il secondo italiano, Samek dallo 63esimo, Mac Jannet, allenatore Copitelli, Sassuolo che ha schierato Tainer tra i pali, Pieragnolo, 69esimo, Ryan, Casolari, Leone, 86, Gori, Russo, D'Andrea, Mata, 83, Touré, Miranda, Mandrelli, 69, Cinquegrano, Cannavaro, Bruno, allenatore Emiliano Bigica, espulso purtroppo il nostro amico Emiliano per proteste al minuto 60. Sassuolo che era passato in vantaggio, minuto 56 con Russo, 67esimo pareggio di Burnete, il gol della vittoria di Corfitzen, 74 Lecce che è in finale. Attende la vincente di questa sera, ore 20, la seconda semifinale Fiorentina-Torino. E allora vediamo come i viola sono approdati alla semifinale. Le foto di Silvano Galassi che sta accompagnando Paolo Caselli a Praga. La Fiorentina pareggia in rimonta in estremis 3-3 con la Roma. Passiamo perché ci siamo piazzati meglio della Roma nella regular season e dunque vantaggio Roma. Allora, intanto le formazioni. Roma che aveva schierato Baldi, Missori, Vetcal, Chesti, Cherubini, 86, Pellegrini, Padula, 57, Misitano, Pagano, Cassano, 86, Marciaz, Cheramitis, D'Alessio, 69esimo, Mannini, Falasca, 69esimo, Luachima, allenatore. Comunque si è andata a tutto quelli che sono stati gli ultimi tre appuntamenti più quelli della regular season è il nostro amico, uno di noi, Federico Guidi, arbitrato il signor Bogdan Nicolà Sfida, sezione di Pordenone, Roma, in vantaggio 2-0, settimo Pagano, su calcio di rigore il fallo, anzi scusate, devo riannodare, data la formazione della Roma, ecco quello della Fiorentina, Martinelli, Gentile, 83esimo, Caprini, Lucchesi, Krastev, Kayode, Amatucci, Berti, 83, Presta, Harder, Capasso, 77, Vigiani, Sené, 83, Mendoza, Di Stefano, 77, Nardi, Tognetti, Dolfi, Elia, Biagetti, Favasuli, Chiesa, Jevoli, Comuzzo in panchina. Dunque, riepilogando, settimo Pagano, fallo di mano di Kayode, 1-0 Roma, Padula raddoppia al 16esimo, 2-0, sembra il quarto stregato, ma Di Stefano prima ci rimette in bazzica al minuto 19, 2-1 Roma, al 42esimo, azione personale e tiro che fa 2-2 nell'angolino destro, 2-2 all'80esimo, nella ripresa arriva il gol di Mannini che era entrato. Mannini era entrato in corso d'opera al minuto 69 per D'Alessio e segna al minuto 80, ma
I viola si gettano all'arrembaggio al 92esimo, cross dalla sinistra, Krastev, come spesso è successo, sale in cielo e dalla destra mette nell'angolo destro del portiere della Roma Baldi, finisce 3-3, arriva il triplice fischio finale, la Fiorentina si era piazzata meglio della Roma, noi terzi, la Roma quinta in campionato, andiamo avanti noi per il miglior piazzamento e questa sera alle ore 20 Sport Italia, Fiorentina, Torino. È una partita che sarà molto dura. Paolo Caselli, di sottoscritto, vedemmo il successo del Torino 3-2 nell'ultima gara al Torrini di Sesto Fiorentino. D'accordo, dicemmo e battezzammo il Torino come la squadra più forte vista a Sesto Fiorentino in questo campionato. Dunque, forza viola, comunque vi seguiremo. Gli altri risultati dei playoff, andiamo per gradi, campionato under 17, la Juventus si batte a Vinovo nell'andata per 3-1, doppietta di Billy Bock, grosso, la Fiorentina rimane in bazzica perché segna il gol che ci può tenere in vita con Braschi al minuto 81, Juventus con Zielinski, Ventre, Pagnucco, Scarretta, Buffon, Bar, Bassimo, Ngama, Grosso, Biggi, Finocchiaro, Billy Bog, allenatore Panzanaro, Fiorentina con Leonardelli, Cuomo, D'Amato, al suo posto entra Ciraudo, Conti, Sadotti, Coaudio, Fortini, rilevato da Pellicanò, Deli, sostituito da Bascotto, Braschi, Puzzoli, al suo posto Trapani, Rubino, in panca Neri, Lucchesi, Rossi, Martini, Bertolini, mister Galloppa, arbitrato Dania di Milano, grosso la sblocca al 15esimo, Billy Bock, la raddoppia e la triplica nell'ultimo minuto del primo tempo, 45-46, la Fiorentina attacca, Braschi ci rimette in posizione di possibile riaccosto nella gara di ritorno, segnando il gol del 3-1 al minuto 81, se riuscissimo a vincere 2-0 pareggiando la cosa, passeremo noi in virtù del miglior piazzamento in campionato regular season, Fiorentina prima davanti alla Juventus. E dunque questo è il risultato di Torino. Andiamo all'Under 16, le gare di ritorno dei quarti di finale, battiamo l'odiata Lazio, non ho mai sopportato né la Lazio società, lo Tito non mi va giù, né i tifosi né tantomeno i giornalisti faziosi laziali. La eliminiamo e siamo noi in semifinale. Grazie alle foto che ho trovato su Facebook di Calcio Più, ringrazio la redazione del nostro giornale gemellato. Lazio con Mazzù, Ciucci, Trifelli, Nebuloso, Francioli, Pernaselci, Mocci, Iancenelli, De Martino, Fazio, Polinari. Al suo posto entra Zangari, Chiu, Chivini, Miconi, allenatore Alboni, Fiorentina con Dolfi, Evangelista, rilevato da Sturli, Masoni, sostituito da Ceccarini, Batignani, Biagioni, Ciacci, Pisani, Bonanno, Angiolini, rilevato da Casala, Azzeni, in panca Magalotti, Arca di Pane, Santarelli, Di Pierdomenico, Maiorana, tenuto in panchina Italiano, allenatore Capparella. La Fiorentina si decide dopo il 2-2 dell'andata a Roma, Bonanno 1-0 e siamo in parità al minuto 10, Azzeni al 76esimo e passiamo in vantaggio noi, Zangari entra e ci fa patire per gli ultimi 4 minuti, l'80esimo più 3 di recupero, segna il gol del 2-1 al minuto 79, però i 4 minuti finali passano senza grossi pericoli, sì la Lazio attacca ma la battiamo e la eliminiamo e siamo in semifinale. E allora andiamo a vedere anche l'amichevole dell'Under 15 vinta a Fucecchio nel weekend, Fiorentina che ha schierato Testa, Colaciuri, Perrotti, Lenzoni, Lizzischi, Rosamilio, Lorusso, Martini, Blasi, Cianciulli, Giussè. Nella ripresa dentro Montella, Fattori, Chiodini, Sousa, Campos, Aldighieri, forza allenatore Nicola Magera, il gol che decide l'amichevole lo segna
Sousa Campos è entrato nella ripresa al minuto numero 21, per cui questi sono tutti i risultati del weekend della Fiorentina. Questa sera, ricordo, ore 20, mentre noi andiamo in onda la partita con il Torino, Sport Italia, canale 1, per vederla, noi ragguaglieremo tutto. Comunque domani mattina nel collegamento da Praga daremo la sveglia a Paolo Caselli e Silvano Galassi anche per dare il nostro commento su questa partita. È una montagna alta da scalare, ma questa Fiorentina ha dimostrato di avere i numeri per andare a competere per lo scudetto. Il Lecce ci aspetta in finale dopo aver, ahimè, ai noi, ai loro, ai tutti, ai loro, il Sassuolo di Bigica 2-1 in semifinale. Adesso tocca a noi a fare e a scrivere la storia per entrare ancora in un'altra, l'ennesima finale della gestione del presidente Rocco Commisso di tutto il settore dirigenziale viola di Valentino Angeloni. È tutto, forza Fiorentina, le viola. La linea torna al canale 96 con l'intervista di Aquilani dopo Fiorentina-Torino 3-3, poi la fine della nostra trasmissione, un piccolo stacco pubblicitario, ma voi sapete di dover rimanere attaccati a Tele Firenze Viola Super Sport, perché subito dopo partirà gli highlights, la sintesi di Fiorentina Roma 3-3. Grazie, a presto da Stefano Ballerini, Paolo Caselli, Enrico Milano. Ci sentiamo domani mattina per il commento. Grazie e buon martedì, buon fine martedì 6 giugno 2023. Alberto Aquilani, complimenti davvero, una partita emozionante, ce ne avete regalate tante quest'anno, ma questa è stata eccezionale. Sotto due gol l'avete ripresa, sotto di un gol all'ultimo l'avete ripresa un'altra volta. È in qualche modo una parziale vendetta per quella finale di Coppa Italia che ha lasciato molti rimpianti? No, non credo, non mi piace vederla così, mi piace vederla che pensavamo di non giocare, ok? Siamo onesti, pensavamo di non giocare, il campo era impraticabile, c'era stato detto che era molto difficile che iniziamo a giocare, nonostante questo, dopo che ci siamo fermati per 40 minuti, siamo entrati in campo con una condizione atmosferica e del campo che ci dava qualche dubbio se potevamo fare la nostra partita, fare quello che qui avevamo preparato, che ci siamo allenati. E i primi minuti, quando noi facciamo le cose un po' così a mezzo, andiamo in difficoltà e siamo andati sotto di due gol. Poi dopo c'è stata una reazione di gioco, soprattutto secondo me molto importante. I ragazzi hanno cominciato a giocare come sanno, hanno cominciato ad avere la pazienza, hanno cominciato a tirar fuori le loro qualità e abbiamo pareggiato. Poi nel secondo tempo, secondo me, meritavamo di andare in vantaggio, stavamo facendo benissimo. Loro hanno delle individualità, anche in questa categoria le individualità fanno spesso la differenza. Penso a una delle prime palle, ci hanno fatto gol, nonostante questo, nonostante tanti ragazzi giovani che sono entrati, eccetera, abbiamo raggiunto con il cuore, ma io non penso solo con il cuore, perché abbiamo avuto anche lì pazienza, siamo andati da una parte, siamo andati dall'altra, abbiamo fatto le cose ordinate, abbiamo dato un pareggio che penso sia meritato e che ci gratifica, perché siamo tra le prime quattro squadre, e però adesso non ci vogliamo fermare. Alberto, quando dici i tuoi ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile, tutte le volte ci tocca ripeterci, questi ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile. Sì, sono sincero, perché dopo sembra tutto scontato, ma se pensiamo a quando siamo partiti quest'estate e vedere oggi questi ragazzi giocare con questa personalità, con questo coraggio, con questa qualità, è un qualcosa di straordinario, e quindi vanno fatti i giusti complimenti. Vi ripeto, siamo ancora in ballo, quindi i complimenti va bene, ma adesso la nostra mente deve essere quella per la partita col Torino. Sappiamo che affrontiamo una squadra molto fisica, una squadra che si è riposata, una squadra che è arrivata come noi con i pari punti, e quindi sarà difficile, ci riposiamo e cerchiamo di prepararla al meglio. Ecco mister, una parola su Di Stefano, che oggi ha fatto una doppietta, sembra un giocatore sempre in continua crescita, sembra non avere limiti. Sì, Di Stefano è cresciuto in maniera esponenziale, ha messo fiducia nelle sue caratteristiche, nelle sue qualità, e credo che può fare ancora di più, non si deve accontentare, ci sta dando quello che noi gli chiediamo, quindi siamo molto contenti di lui, ma di tutti gli altri. Io le volevo chiedere riguardo alla scelta di puntare su Gentile, visto che comunque è stato autore dell'assist per il gol di Di Stefano e del primo gol di Di Stefano, e
da cosa deriva la scelta di, dell'esclusione di Favasuli? No, sono due ruoli diversi. Gentile è un giocatore che ci dà una spinta, okay, in quella parte del campo che per noi è importante, perché costruiamo a 3, costruiamo a 4, quindi può darci delle variazioni da quel punto di vista, e quindi la scelta è quella. Sono tutti ragazzi pronti per giocare, faccio fatica a sceglierli, e poi ci saranno altre partite dove spero di contare su tutti. Però questa, se mi chiedi su quella su di lui, è un ragazzo che si sta allenando bene, un ragazzo che è da un paio d'anni, e credo che ha fatto una buona partita. Avete chiuso la stagione con la seconda miglior difesa del campionato. Oggi magari a livello difensivo, soprattutto in avvio, avete pagato qualcosa, quindi quanto l'ha fatta arrabbiare questo inizio un po' tentennante, e contro il Torino che due volte su due vi ha battuto, seppur in due gare simili, un po' sfortunate, che cosa servirà a fare in più per prendersi la finale adesso? Sì, ma è un po' l'approccio in generale, non solo quello difensivo, ma perché pensavamo che dovevamo fare una partita differente, perché noi veramente eravamo convinti che veniva giù un altro sgrullone e la partita veniva rinviata. Era una situazione un po' paradossale all'inizio, quando poi siamo andati sotto, abbiamo preso due schiaffi, abbiamo capito che comunque sia il campo reggeva, si poteva giocare, abbiamo iniziato a fare le nostre cose, e quindi è quello, non è una colpa dei difensori, è proprio un aspetto in generale. Poi la Roma è forte, la Roma quando entra con forza in aria, quando entra con gli esterni che ti punta, ti mette queste palle dentro, fanno fatica tutti, però la reazione mi ha inorgoglito. Grazie Alberto. Grazie.